Qui siamo di nuovo di fronte a una scena di eserciti di polizia schierati per fare la guerra, diciamo, a famiglie, a uomini, donne e bambini, a fare la guerra invece che alla povertà, di fare la guerra ai poveri. Qui stamattina sono intervenuti, vedete, almeno un centinaio di agenti di polizia e carabinieri, sono intervenuti in maniera rapida e violenta, rapida solo grazie alla violenza che hanno utilizzato. Le famiglie, in segno di resistenza, sono salite sul tetto quando hanno visto la polizia avvicinarsi all'occupazione, richiedevano delle soluzioni, di lasciare il posto solamente con delle soluzioni concrete dalla prima all'ultima persona, dal primo uomo all'ultimo bambino. La polizia è salita sul tetto, personalmente ho assistito alla scena di poliziotti mentre famiglie, anche bambini, ho visto da qui sul ciglio del tetto, sono state spintonate, strattonate per cercare di portarle via, con un'irresponsabilità mostruosa, con un rischio concreto che qualcuno potesse cadere dal tetto. Siamo veramente al limite del tollerabile, qui non c'è un assistente sociale, qui non c'è un assessore, qui non c'è qualcuno mandato da un assessore. Da stamattina, con l'arrivo poi degli attivisti, con l'arrivo dei solidari, dalle altre case occupate, che stiamo richiedendo che si fermi questa vergogna, che si ritirino i caschi, si ritirino i manganelli e si inizi a ragionare di soluzioni per l'emergenza abitativa. Questo palazzo tornerà ad essere vuoto, come ci sono migliaia di palazzi vuoti, come ci sono migliaia di case sfitte in questa città. Questo è un palazzo di un'assicurazione, di una società immobiliare quotata in borsa, e come sempre si sta decidendo di tutelare gli interessi di chi i soldi ce li ha, di chi ha capitali milionari, invece di provare a dare delle risposte alle famiglie che qui non hanno nessuna alternativa. Pare che questo immobile però non fosse poi abbandonato da anni, soltanto un anno, prima c'erano gli uffici della regione toscana, infatti ancora in ottime condizioni, stavano semplicemente cercando un altro affittuario. Beh, guardi, a noi non ci risulta che sia sfitto solamente da un anno, e soprattutto qui il discorso è un altro, cioè, il discorso è chi si vuole colpire, cioè in un momento di crisi chi deve pagare il prezzo di questa crisi? Sono ormai, quanti sono, almeno 8-9 anni che la pagano sempre i soliti, la pagano i disoccupati, la pagano le famiglie, la pagano i cassi integrati, la pagano insomma sempre gli ultimi, è il momento che la paghi qualcun altro. Noi abbiamo, quando siamo entrati qui, abbiamo appeso uno striscione che è stato rimosso alla polizia, non si può più vedere, con scritto requisizione popolare. Il significato è questo: noi da mesi che stiamo chiedendo che l'emergenza abitativa si risolva prendendo dalle assicurazioni, dalle banche, dalle immobiliari, da chi i soldi ce li ha, per dirla in maniera, diciamo, comprensibile a tutti, per dare alle famiglie che sono in difficoltà, per dare alle famiglie che stanno marcendo nelle graduatorie di assegnazione di case popolari, perché per quanto Nardella possa andare a tagliare nastri, a inaugurare case popolari, parliamo di briciole. Quelle sono briciole di fronte a una situazione che vede ogni mese 100 sfratti in questa città. Non lo diciamo noi, basta vedere gli elenchi, basta andare al tribunale a chiederlo, ci sono 100 sfratti, esecuzioni di sfratti con forza pubblica ogni mese. Ci sono famiglie che dormono in macchina, ci sono famiglie che sono costrette a tornare a fare baracche. Siamo ormai al medioevo dei diritti in questo momento. Voi chiedete, ma non da adesso, anche il blocco degli sfratti, almeno per questo periodo natalizio. La prefettura ha detto no. La prefettura non solo ha detto no, diciamo che siamo stati abituati che almeno il periodo natalizio, l'ipocrisia del periodo natalizio delle istituzioni portasse sempre a un mini blocco degli sfratti tra le festività, per cui non c'è nemmeno questo quest'anno. Cioè si fermerà solamente gli sfratti per il giorno di Natale e del primo dell'anno probabilmente. E per questo, per rendere la misura della sordità delle istituzioni. Vedi, quando dal basso si richiede, questa è la risposta. Quando dall'alto si richiede sfratti, quando si richiede soldi per nuove costruzioni, quando si richiede sgomberi, invece la risposta c'è sempre. E qui ci sono soldi pubblici, perché tutta questa operazione di polizia continuano a costare ai cittadini fiori e fiori di quattrini. In questo momento all'interno dell'immobile, lo abbiamo detto, non ci sono più occupanti, il materiale, diciamo così, insomma le cose, gli effetti personali delle persone che stavano qui dentro, anche quello è stato tutto tolto? Si sta lentamente cercando di riavere tutto. Che cosa farete adesso? Continueranno comunque le occupazioni? Certo che le occupazioni continueranno, questo lo dice il movimento, ma lo dice la realtà, cioè le famiglie non sanno dove andare. Cioè, finché non si pensa a fare qualcosa, finché chi governa non pensa a risolvere l'emergenza, le famiglie occuperanno con il movimento, senza il movimento ci sarà sempre in prima linea e si andrà avanti. Continueranno le occupazioni e continueranno le manifestazioni, le mobilitazioni per dire che la responsabilità di tutto questo è quella delle istituzioni. Le occupazioni non sono il problema, ma una parte della soluzione. Molto spesso le occupazioni rispondono che la soluzione ci sarebbe, però a volte di emergenza separa in qualche maniera le famiglie, quali famiglie dicono no, preferiamo occupare che non essere separati e sparsi, diciamo, nelle strutture del comune. È così effettivamente?
è così, c'è da dire due cose. Cioè, la prima è che stamattina non c'è nemmeno questo, è ormai da un po' di tempo, che non c'è nemmeno la possibilità, diciamo, indignitosa di avere una, sistema, una non soluzione a tempo determinato. Noi la chiamiamo così perché quando si dice a una famiglia di andare, di dividersi, andare in due strutture, una parte i maschi, da una parte le femmine, per tre settimane, chiamarla una soluzione all'emergenza abitativa mi sembra abbastanza ridicolo. Dopo tre settimane si è punta da capo, possono essere due mesi, dopo due mesi si è punta da capo. Queste strutture sempre le pagano i cittadini, le pagano tutti. Ormai si è parlato tanto dello scandalo di Mafia Capitale, ma anche senza illeciti penali il sistema a Firenze, come a Bologna, come a Torino è lo stesso. Queste strutture costano una paccata di soldi pubblici e non risolvono nulla, perché si spendono magari anche 1.000, 1.200 euro per far stare una famiglia in, in due strutture, quando con quei soldi si potrebbe pagare un affitto e con tutti quei soldi spesi si potrebbe veramente pensare a fare case popolari e a risolvere una volta e per tutte il problema alle persone. Invece si continua a stare mantenere nella precarietà le famiglie e a fare business. Evidentemente quello che interessa è solamente quello, fare business sull'emergenza, sulla casa, sui terremoti, è sempre un po' la stessa storia.